Salve, spero vi piacciono le storie d'amore. No, perché è di questo che sto per parlarvi. Incontri improvvisi, colpi di fulmine. Diciamo che mi potreste chiamare Cupido. Anche se il nome non mi piace tanto, sa di arcaico. Ho abbandonato arco e frecce da tempo. Ora uso questa. E la uso con chi credo abbia particolarmente bisogno d'amore. Certi giorni mi sveglio in un freddo invernale, sembra che tutto va male, invece è solo l'amore che non c'è, che non c'è. Mille storie da 300 Eurostar che passano in un cuore di pietra, in un cuore da svegliare per volare, cercare stelle cadenti, recitare poesie rubate da libri, litigare, odiare, amare di nuovo, progettare, smontare, costruire ancora. Volo senza te, cercando un angelo caduto in un fuoco che è passato. Fermata in una metà. So a cosa state pensando, ma lui non ha bisogno di me. È già follemente innamorato. E allora, com'è andato? Terzo tentativo di seguito che va male. Sei sfortunato. Solo? Vabbè, sei molto sfortunato, o meglio. E comunque lasciatelo dire, hai sbagliato tutto. Perché? Ma perché non ti puoi appostare tipo stalker, seguirla, mandargli messaggini, mica stai più alle elementari. Mario, aiutami tu, dimmi, cosa dovrei fare? Devi cercare di agire sui suoi interessi. Per esempio, lei che cosa fa? Studia? Sì. Che studia? Lingue africane. Bello. E che hobby ha, lo sai? Certo che lo so. Sono innamorato di Emma da 399 giorni. Ho messo insieme un intero dossier su di lei. So in che posizione preferisce dormire, quali piatti preferisce mangiare, che libri legge. So tutto. Tutto. Camille, tu sei mio amico da tanto tempo. Io ti voglio bene. Però questa cosa è un pelino inquietante. Cioè, tutto questo per una ragazza che hai conosciuto ad una festa e hai visto mezza volta. Quando il colpo di fulmine arriva, arriva. Che ce lo fa? Combinato mi sembri, Vabbè, comunque torniamo agli hobby che forse è meglio. Mi dicevi?
Beh, lei è molto impegnata al sociale, sai, fa parte di molte associazioni, fa volontariato, è molto sensibile per i disagi altrui. A me questa cosa piace tantissimo. Eh beh, chi è più disagiato di te, o no? Vabbè, comunque, senti, la cosa che devi fare, la sai qual è? Devi entrare in questa associazione, creare occasioni per vederla. Non è difficile. E per favore, smettila di fare il cretino. Dici? Vabbè, Camillo, io comunque me ne devo andare, eh? Aspetta, che mi lasci così? Perché devo fare un disegno? Ma te l'ho detto, no? È facile, crea occasioni. E dai. Adesso. Ciao, Camillo. Ciao. Il matrimonio dei miei genitori funziona dal 1970 perché parlano a turni. Ancora un mese dopo 40 anni toccherà mio padre. Per fortuna che noi non saremo mai così. Certo, che abbiamo deciso proprio un bel periodo per andare a vivere insieme. Questo caldo. Beh, è normale, siamo in agosto. E poi che fa? Si dice che con il caldo i problemi di coppia si accentuano. Questo vale solo per le coppie che sono già destinate a fallire. Eppure sai, quando ti ho conosciuto non mi interessavi tanto. Credo che non mi piacesse il tuo nome. Cos'è il mio nome che non va? Furio. Sta di vecchio. Ma non è vero. A me è sempre stato simpatico. Chi? Furio. Grazie, sei tu? No, non intendo come persona, intendo come nome. E poi anche a me il tuo è sempre piaciuto. Martina. Martina è un bellissimo nome. Credo che questa sia la stradina dove ci siamo conosciuti. Hai ragione. È stato come un colpo di fulmine. Abbiamo deciso poi dove mettere la PlayStation. Perché vuoi portarla per forza? Non credi di aver raggiunto l'età della ragione? Non si può mai sapere. E poi ogni tanto potrebbe venirmi voglia di rigiocare a Final Fantasy. In fondo voi uomini non crescete mai del tutto. O Metal Gear Solid. C'è sempre un Peter Pan dentro di voi che a tratti salta fuori. Anche Uncharted non è male. E il problema è che quando si affronta il problema non ascoltate. E Call of Duty. Anche a te piaceva Call of Duty, vero? Appunto, come dicevo. Cosa dicevi? Niente amore, vada per la PlayStation. Ecco il caffè. Spero tu sia venuto per un motivo importante perché stavo per andare a pranzo fuori. Ho conosciuto una ragazza. Ah, questo mi fa piacere. Quando? Un mese fa. Si chiama Silvia. È scattato subito qualcosa. Ah, beh, uno che si chiama Napoleone come te non poteva che conquistare subito. E che cosa fate quando vi vedete? Trombiamo. Ah. Beh, una scelta di parole efficace, un po' estrema forse, ma senz'altro efficace. Sì. Alessandro, io voglio un consiglio da te. Di che tipo? Credo sia giunto il momento di presentarla a mia madre. Ah! E tu conosci mia madre? Mi ricordo ancora quando ci inseguì per tutta casa con la cucchiaretta. Vabbè, eravamo piccoli. Eravamo 19 anni. Come posso prepararla all'incontro? Ma lei o tua madre? A lei, mia madre è già pronta. Caricato il fucile a sale grosso. Ah, potresti... Potrei? Non c'è un modo per prepararlo all'incontro con tua madre. Potrei... Potresti? Vabbè, domani vedrò Silvia, qualcosa riuscirò ad inventare. Senti, io me ne vado. Ciao. Ciao. Ah, Napoleone! Che c'è? Ricordati che al finale di Davide è solo una questione core. Grazie. Quindi capisci? Da quando io e Luna stiamo insieme, non siamo mai riusciti a... Come posso dire? Dipende, cosa vuol dire? È che è una cosa un po' imbarazzante, eh? Non abbiamo mai fatto sesso. Tu e Luigi non avete mai fatto sesso. È che c'è sempre qualcosa ad impedircelo. Ad esempio, una volta eravamo a casa sua, solo che poi... È entrato all'improvviso mio fratello più piccolo e ci ha interrotto ancora i preliminari. Deve essere stato molto imbarazzante. È certo che lo è stato. Un'altra volta invece eravamo da me. Non c'era nessuno, era notte, solo che lui, per l'eccitazione, ha lasciato la porta di casa aperta. Così sono entrati i ladri e anche quella volta niente da fare. Oddio, questa è pura sfortuna comunque. E quella volta che siete stati a Londra? Eravamo appena arrivati.
Ci trovavamo ad Hyde Park e talmente tanta l'eccitazione che... Ed è finita che ci hanno arrestato per oltraggio al pudore. 3 giorni in cella. È per questo che ho bisogno del tuo aiuto. Io non so più cosa inventarmi. Esiste una soluzione. È la più semplice del mondo. E mi sembra strano che tu non ci abbia pensato. Quale sarebbe? Affitta un appartamento. Intendi una stanza d'ore? Luna non ci verrà mai. Sono pur sempre posti squallidi. No, proprio un appartamento. Mettiti d'accordo con il proprietario e affittane uno per qualche giorno. Non è affatto una cattiva idea questa. Certo, domani è Ferragosto, lo pagherai un po'. No, non importa. Dobbiamo capire se anche sotto quell'aspetto c'è intesa, eh? Hai solo 19 anni, non posso assumerti. Ma non ha letto tutti i laboratori che ho frequentato, signor Gentilini? Sì, giornalismo online, giornalismo e cronaca, giornalismo rosa. Ma ci vuole la pratica. Ho un blog molto seguito. Non è la stessa cosa. Ora ho da fare. Sarebbe un modo gentile per farmi andare via. Gentile, dici? Forse non mi sono espresso bene. Fuori dalle palle. Perché l'avete incorniciata? Con quel numero il mese scorso abbiamo fatto il record di copie vendute. Ma in un mese ancora non avete scoperto chi è il nero. Prima o poi lo scopriremo. Ora puoi andare. E se io riuscissi a trovarlo, mi assumerebbe? Non ci trovo nulla da ridere. Oh, non ci sono riusciti i miei giornalisti migliori e pensi di riuscirci tu? Forse non hanno cercato bene. Senti ragazzina, quel tipo è un fantasma. Ha scritto un bestseller sulle leggende napoletane sotto pseudonimo. Non si è mai mostrato a nessuno, né ha mai palesato la sua vera identità. Se vuole rimanere nascosto, non sarà di certo una teenager a stanarlo. Sono tutte chiacchiere inutili. Se io riuscissi a scoprire chi è e a intervistarlo, lei mi assumerebbe? Perché no? Lo metta per iscritto. Adesso posso tornare al mio lavoro? Sicuro. Ci vediamo presto, signor Gentilini. Vabbè, ya, chiudiamo il conto. Vai. Per sempre quella 50 euro dell'altro giorno... Quella falsa che ci hanno dato sabato. Dipende dal cameriere, se la faccia è quella giusta. Faccio lo scemo. È da fessacchiotto. Arriva. Ecco voi. Grazie. Quant'è? È giusto 41. Ah, mi sembra perfetto. Io ho giusto 50 euro, il resto se lo prenderei di mancia perché sono molto gentile. Grazie, grazie. Gentilissimi, grazie. Grazie davvero, generosissimo. Ma figurati, per così poco. Grazie. Buon lavoro, eh. Grazie, alla prossima, mi raccomando. Oh, ma tutto questo domani? Che fai? Domani vado da Carlo, io ho promesso di dare una fiata alle piante. Ma ricordi domani sera? Sì, non si preoccupa, comunque mo sbrighiamoci, che quello c'ha la faccia la fisso, ma non si sa mai. Allora, parlami di Adriana. Adriana, oramai acqua passata. Un tempo ero molto innamorato di lei, poi andando avanti mi sono reso conto che era diventata solo un'ossessione. E nominarla non ti fa nessun effetto? Affatto. Prima, solo sentirla nominare, mi venivano attacchi di tremore. Ma adesso no. Sono calmissimo. Benissimo, Orlando. Dato che sei perfettamente guarito, penso che questa sia la nostra ultima seduta. Grazie, dottor Pomello. Mi sento proprio un uomo nuovo.
Ora possiamo darci anche del tu. Chiamami pure Francesco. Bene. Da quando sono venuto qui un anno fa sono cambiate molte cose. Ora sento di poter affrontare la mia vita con serenità. La tua infatuazione per Adriana è un chiaro attaccamento a un ideale di vita sentimentale che ti hai ricreato da solo. Oggi sento di poter affermare con certezza di non avere più questo problema. E da quanto tempo è che non la senti? Un anno esatto. E adesso se pensi a lei, cosa provi? Le auguro ogni bene possibile. Spero che sia con qualcuno che la ami per quella che è. Una bagascia. Sei soltanto una bagascia. E tu sei impotente. Ma non uno qualunque, tu sei il re degli impotenti. Me lo diceva sempre mia madre, non fidarti delle bionde, non fidarti delle bionde. Ah sì, questo ti diceva. E io l'ho sempre saputo che voi alti più di 1,80 m siete cattivi. Io sarei cattivo? Sì, e perfido, fino al midollo. Ah, beh, allora se su questo punto siamo d'accordo? Cioè che sei cattivo e perfido, oppure che sei impotente? No, che non saremmo mai dovuti stare insieme. Ah, certo, su questo siamo d'accordo. Allora me ne vado, sentire la mia mancanza. Pronto? Ciao, sorellina. Mi raccomando, domani ti aspetto a pranzo. Oh, Abbondio, ciao. Quale pranzo? Ma come, Adriana? Non ti ricordi? Domani è Ferragosto. E allora? Avevi promesso di venire a pranzo con il tuo fidanzato. Si chiama Lorenzo, se non sbaglio. Ah, certo. Spero non sia cambiato qualcosa. Sai che è molto importante che io ti veda finalmente sistemata e con un ragazzo serio. No, no, non è cambiato niente. Domani a pranzo saremo da te. Perfetto, a domani allora. E adesso io dove lo trovo un fidanzato entro domani? Allora, mi sembra essere tutto ok. Ecco, più che ok, Mi hai fatto davvero un prezzo di favore, Amerigo. Ma se non ci si deve aiutare una vecchia compagna di scuola. Allora, queste sono le chiavi. Finalmente. Che finalmente? Non lascia fare così, mie, così. Vabbè, senti, tutto a posto, il pagamento anticipato me l'hai fatto, le chiavi ti rubate, ti riusciamo fra 3 giorni. Assolutamente, chiamo subito la mia fidanzata e le do la buona novella. Grazie, grazie, Amerigo, grazie. Pronto, Luna? Pronto? Cesare, ciao, sono Amerigo. Senti, allora l'appartamento per i prossimi 3 giorni è lindissimo. Ma non mi devi ringraziare. Sempre pagamento anticipato, eh? Grazie, caro, grazie. Ho sentito spesso le persone parlare di congiunzioni astrali. Ad esempio quando si dice che alcuni periodi siano particolarmente indicati per innamorarsi. Il primo giorno di primavera, la vigilia di Natale, San Valentino e anche Ferragosto. In realtà si tratta sempre di me e dei miei assistenti. Nessuna congiunzione. Ma mi piace sentire le persone che parlano di coincidenze. E a proposito di queste, si dà il caso che oggi sia proprio il 15 di agosto. Sale? Sì, ho dimenticato una cosa. Che piano? Terzo. Comunque, coincidenza, anch'io vado al terzo. Ah, perfetto. Che succede? Si sarà bloccata. Ma è grave? Ma lo fa spesso, di solito pochi secondi si sblocca. Guarda, chiamiamo qualcuno. Ma non prende. Non si faccia prendere dal panico. Le ho detto, pochi secondi e ricomincerà a salire. E che soffro di quella cosa, come si chiama? Sudore alle mani? Gastrofobia. Claustrofobia. Quella. Chiacchieriamo e cerchiamo di non pensarci. Ha ragione. Lei come si chiama? Gianni. Io sono Napoleone. Bel nome. Storico. Grazie, anche il suo. Ma il mio non è poi così tanto storico. E come no? Io c'avevo un avo che si chiamava Gianni. Non penso sia questo il significato di storico. Come? Molto tanto tempo fa, l'epoca degli Egizi. Sara. Furio, dobbiamo parlare. Aia. Che c'è? Dobbiamo parlare, è il presente indicativo del verbo litigare. Se avessi voluto litigare, sarei andata alle poste a fare una fila qualsiasi alle 8 del mattino. Di che dobbiamo parlare? Delle tue abitudini. Già,
Ma viviamo insieme da un giorno soltanto. Infatti, meglio chiarire subito alcune cose. Dimmi allora. Perché lasci calzini sporchi in giro? In giro? O quelli due erano? Che giro possono mai aver fatto? Due sono abbastanza per essere orridi e puzzolenti. Sei cattiva. È normale che con questo caldo mi sudino i piedi. E poi, se vogliamo proprio dirla tutta, se vogliamo... Finisci la frase, sentiamo, che hai da dire? La notte, russi. Cosa? Io? Sì, proprio tu. Russi e tiri su col naso. Non volevo dirtelo per delicatezza, ma a questo punto... Allora, se proprio dobbiamo dirla tutta, l'ultima volta che sei andato in bagno ho sentito ogni singolo rumore. Non è possibile! Avevo acceso la radio! Figurati quindi quanto erano forti! Farò finta di niente. E soprattutto farò finta di non aver fatto caso al tuo alito prima mattina. Ma sei uno stronzo! Ma che fai? Mostro! E adesso ridammi la scarpa! Sei un idiota. Solo a te poteva capitare di accettare una 50 euro falsa. Non me ne sono accorto, davvero. E ci credo che non te ne sei accorto. Sei sempre distratto. Ed è un periodo un po' particolare questo. E non potrà che essere sempre più particolare questo periodo. In che senso? Nel senso che ti licenzio. È l'ultima che mi fai. Aver così poco. Vogliamo parlare dei 15 piatti del servizio migliore che mi hai rotto 2 giorni fa? 16. Per non parlare del vino versato addosso alla moglie dell'assessore. Ma vede, è che... Che? Non mi far perdere tempo. È che lei non può capire, perché lei è stronzo. Fuori! Ho dimenticato la borsa. Bruti! Se vuoi abito qui vicino, possiamo disinfettare il taglio. No, grazie, non è necessario. Cioè, volevo dire, mi sembra un'ottima idea. Ma hai appena detto che non era necessario. È il dolore che mi confonde. Infatti, sarà meglio muoversi subito. Ok, allora vieni, dai. Andiamo grazie. Via da qua. Adriana! Orlando! Da quanto tempo? Esattamente un anno. Vabbè, era una frase fatta. Sì, vabbè, vado di fretta e scappo. Aspetta. Questo incontro capita a proposito. Ma a proposito di che? Mi dovresti fare un favore. Un favore? Sì. Hai impegni per pranzo? Avrò la febbre. Non ha senso questa risposta. Lo so. Sei sempre il solito simpaticone. Dai, vieni con me che ti offro un caffè. Già l'ho preso. Va bene, prenderai un altro. La caffeina fa bene. Dai, vieni. Chissà cosa dirà il mio psicologo. Vorrei dire dietologo al massimo. È una lunga storia, vedi, esattamente un anno fa. Vabbè, vieni con me e poi me lo spieghi, ok? Ti ho detto che ci vengo domani a giocare a bowling. Ci tengo quanto te al torneo. Ma se ti dico che vengo, vengo, ma non ti preoccupare. E qual è l'indirizzo? Scusi, mi diceva? Sì, che ti sto ascoltando, di. Mi sa che aspetteremo qui un bel po'. E dire che ho il mio amorino che mi sta aspettando. Ma dai, questo palazzo? Sì, a questo palazzo. Anch'io ho il mio amorino in questo palazzo. Spero non allo stesso piano. E al terzo. Anch'io al terzo. No, scusi, allora ho sbagliato. Si figuri. Thank you.
Maya. Scusi, cosa sta cercando? La mia ragazza. La sua ragazza? Sì, ha affittato questo appartamento per i prossimi 3 giorni. Lei... che è proprietario, voglio sperare. Ma quale proprietario? No, assolutamente no. Io ho affittato questo appartamento per i prossimi 3 giorni. Anzi, a momenti dovrebbe arrivare la mia ragazza. Vorremmo restare un po' soli, Ma scusi, questo è il secondo piano? Sì. Civico 152, interno 1. Sì. Allora, la mia ragazza ha affittato... Anzi, lei si chiama Selvaggio, io sono Scienza di Luigi. Luigi, piacere. Vabbè, ci diamo del tu. Vabbè, dicevi? Niente, abbiamo preso questo appartamento un po' per fare una prova di convivenza, io e lei. No. Noi volevamo stare insieme per... Comunque, questi sono fatti miei, a te non ti interessa niente. L'appartamento è nostro, punto. Ci sarà stata una confusione di date a questo punto. Assolutamente no. Io ho affittato questo appartamento dal 15 fino alle 18 mattina. Esattamente. Anche noi. Qui c'è qualcosa che non va. Scusi, sono d'accordo. Adesso che sai cosa facciamo? Chiamiamo il proprietario insieme e capiamo la situazione. Pronto. Hai detto che mi dai il cellulare, Questo io non so, non so molto proprio in generale, sul telefono, nella vita. Non a caso è la mia ragazza che ha affittato la cosa. Ah, ok, siamo mantenuto! No, che c'entra, cioè, noi ci amiamo, c'è una forte passione che ci lega, e entrambi condividiamo questo amore per la pelle. La pelle, sì. Fustini, cinture, catene ogni tanto. Catene! Piccole però le catene. Questo comunque non mi interessa niente, è meglio che usiamo il telefono di casa, Andiamo. Non può mai essere che la mia nazione. Magari la sua. Ma come si permette, scusi? Dicevo così, per essere socievole. Silvia è una ragazza onestissima. Come si chiama? Silvia. Anche la mia. Oh. E quindi io dovrei... fingerti mio fidanzato per mezza giornata. Non posso proprio farlo. Ma perché, scusa? È il nome della nostra vecchia amicizia. Che ti costa? Un altro anno di analisi. Come, scusa? No, niente, vedi, è che sono a dieta, dieta ferrea, quindi non posso accettare invidi a pranzo. Vabbè, ma allora sei una botte di ferro, perché tanto mio fratello Abbondio è vegetariano e tra l'altro è sempre a dieta, quindi non ti devi preoccupare. Vedi, Adriana, neanche per questo, è che io non posso passare altro tempo con te. Credo di non capire. Guarda, è una lunga storia. Ti basta sapere che non mi farebbe affatto bene venire a pranzo tuo fratello con te e soprattutto fingere di essere il tuo fidanzato. Hai ragione, scusa. Non ci vediamo da un anno e subito voglio coinvolgerti in tutti i miei casini. Fai conto che non ti abbia detto nulla. Mi dispiace, ma è una situazione tanto grave. Un disastro. Vedi, da quando sono morti i nostri genitori, mio fratello ha cercato più volte di mettermi in cattiva luce col notaio, in modo da diventare l'unico tutore del loro patrimonio. Capisco. E sono molti soldi? Moltissimi. E come sai, ho avuto parecchi ragazzi, tutti tipi poco raccomandabili. E così mio fratello usa questo problema delle mie storie sbagliate contro di me. Cosa è il caso di oggi? Vedi, un anno fa circa, più o meno da quando ci siamo persi di vista, ho finalmente incontrato un bravo ragazzo, uno affidabile. Questo Lorenzo? Esatto. E oggi dovevo presentarglielo per dimostrargli che sto a badare a me stessa e che non mi farei fregare i soldi al primo che passa. Ma ormai è la mia ultima occasione. Temo che mi dovrò abituare a dipendere da lui. Va bene, Adriana, farò la parte di Lorenzo. Tuo fratello non ti porterà via i tuoi soldi. Dici sul serio? Certo, chiama tuo fratello e dici stiamo arrivando. Il tempo di cambiarmi. Sarò il tuo ragazzo affidabile. Pronto. Finalmente hai risposto, Ma chi è? Sono Luigi. Sono qui con Cesare, nella casa che ci hai affittato. Ah, mi dispiace, in treno non si sente. Ma come in treno? Dai! Come dobbiamo fare con questo appartamento? Ci sono molte interferenze. Se lo so che stai fingendo, smettila! Cos'è stato? Abbiamo incrociato un altro treno. Stiamo entrando in una galleria. No, la... Che ha detto? Temo di avere delle bruttissime notizie, Cesare. Cioè? Credo che ci abbia tirato un bidone.
Pronto? Alessandro. Ah, Carlo. Sono appena entrato in casa tua e devo dire che ti tratti bene. Hai visto? Tutto merito del libro. E dire che non vuoi rivelare la tua vera identità. Non ne capisco il motivo. Non sono pronto per i giornalisti che mi vogliono fotografare anche quando sono al cesso. Senti, delle chiavi? Dopo che ne faccio? No, no, tienile tu, poi quando ci vediamo me le dai, vabbè? E ti fidi? No, è che non so a chi altro chiedere. Comunque, torno domani. Va bene, a presto allora. Questa è la casa di Carlo Ferri? Sì. Posso entrare? Lei parla italiano, vero? Sì. Ah, perfetto, grazie. In cosa posso esserle utile? Piacere, mi chiamo Marina. Sono una giornalista, ci provo. Ah, piacere, io sono... So chi è lei, per questo sono qui. Possiamo darci del tu? Certo, stavo per proporlo io. Bene, sono venuta per una foto. Una mia foto? Sì, sarebbe un ottimo colpo per me. Credo di non capire. Non fare il finto tonto, io so chi sei. Ma se ti lasci intervistare da me, prometto di non fare invadere la tua privacy da altri giornalisti. E per quella multa che non pago da 3 anni. Effettivamente è molto tempo, ma non credevo facesse così scalpore. Mi piace il tuo sarcasmo. E pensavo fossi anche più brutto. Grazie. Era un complimento. Mi è uscito male. Vabbè, io ho ringraziato lo stesso, nel dubbio. Allora, posso farti l'intervista? Avrei un sacco di cose da chiederti. E non è solo per il pezzo, sono davvero curiosa. Per esempio, perché hai scelto proprio il nero come pseudonimo? Ah! Qualcosa non va? Ah! Ti senti male? Ah, ma tu forse ti riferisci alla mia attività di scrittore? Sì. Ti scoccia che abbia scoperto chi sei, Carlo Ferri? Dov'è? Chi? Carlo. Ferri? Non è neanche questo il tuo vero nome? Sì, sì, come no? Io sono Carlo Ferri. Io sono l'unico e il solo Carlo Ferri. Sono l'unico in Italia. Se c'è qualcun altro che dice di chiamarsi così, non è vero, mi ha rubato il nome. Come si è permesso? Io sono Carlo Ferri. Va bene, e questo lo abbiamo capito. Possiamo sederci? Va bene, basta che tu non te ne vada. Sono appena arrivata. Appunto. Allora l'intervista? Hai ragione. Andiamo. Fatto? Abbiamo già finito. Ah, non era poi così grave. Beh, però vorrei fare qualcosa per sdebitarmi. Posso invitarti a pranzo? No, grazie. Dai, mi farebbe molto piacere. No, davvero, non sono una ragazza convenzionale. Gli inviti a pranzo non mi piacciono. Lo so. Come lo sai? Noi ci conosciamo da tanto tempo. 400 giorni per l'esattezza. Ci conosciamo? Sì, ci conoscemmo a una festa, non ti ricordi? Abbiamo anche vari amici in comune. Inoltre seguiamo 2 corsi insieme. Camillo? Sì. Ricordi il mio nome? Ora che ho fatto mente locale, sì. Sai, che penso sempre ad altro. Sono iscritta a varie associazioni, mi piace aiutare il prossimo. In fondo, noi che abbiamo tutto, dovremmo farlo più spesso. Come parli di me? Ma non ho detto niente di che. Mi piace la tua voce. Ok, grazie. Per quel pranzo, allora? Ti ho detto che non posso. Non mi piace perdere tempo per me quando posso fare qualcosa per gli altri. Lo so, ti sembrerà strano, ma sono fatta così. Ma tu puoi darmi una grossa mano. Anzi, è il cielo che ti manda, Emma, è il cielo. Perché? Io ho un fratello. E? E lui non riesce a mangiare. E? E mangia solo in presenza di estranei. Interessante. Che cos'è? Cosa? Ha un blocco. Un blocco psicologico bipolare, sì. Mai sentito? È una situazione bruttissima. Se fini te lo presento. Va bene. Grande. Devo prima cambiarmi però, eh? Facciamo tra un'oretta. Perfetto. Dammi il tuo indirizzo.
io non ho un fratello, cazzo. Mario, devi farmi un grandissimo favore. Ma che stupidi che siamo. Ci siamo rabbuiati per nulla. Io non sono stupido, lei è stupido. E poi Silvia. Silvia è un nome comunissimo, ce ne sono tantissime al mondo. Che abitano tutte quante al terzo piano di questo palazzo. Però la mia ha una suoneria del cellulare speciale. Anche la mia ha una suoneria particolare. Originale? Sì, quella di Apocalypse Now. Quella che fa... No. Beh, questa è un po' fortina come coincidenza. Quella zoccola. No, aspetti a chiamare così il suo amore. Troppo volgare? Quella peripatetica, allora. E quindi io e questo mio amico mandavamo questi messaggi sotto la porta dell'aula. Il professore credeva che fossero minacce da parte di una gang anonima. Come hai detto che si chiama questo tuo amico? Alessandro. Deve essere simpatico. Moltissimo. Ma stiamo deviando sempre dall'intervista. E perché? Ti parlo di me, non serve. Ti dico quello che mi piace, se vuoi. Sì, cosa ti piace? Parlare, di tutto. Chiedere cose. Se c'è qualcosa che non conosco, voglio conoscerla. E poi vedere film, leggere, ascoltare canzoni, soprattutto quelle romantiche, anche i film romantici, Leopardi e Foscolo, e tutto quello che sta di buono. Quello che sta di buono? Sì, vedi, mia nonna faceva sempre una crostata di mele, buonissima. E da quando non c'è più, sento quell'odore ogni volta che vedo qualcosa che mi piace molto. Lo stai sentendo ora, vero? Lo sento da quando sei entrata in questa casa. C'è qualcosa che non va. Cosa? Ho voglia... di dirti qualcosa di me, cosa piace a me. Dimmelo, io ho voglia di sentirlo. Ma non è normale questa cosa, ci conosciamo appena. Non fa niente, ci penseremo dopo a cosa è normale. Allora, cosa ti piace? Il giornalismo. È l'idea di trovare e raccontare la verità. Da piccola vedi tutti gli uomini del presidente e da allora cominciai a fare delle ricerche sullo scandalo Watergate. E da allora è sempre stato il mio sogno, fare la giornalista. Bello. Ma tu quanti anni hai? 19. Tu? 28. 9 anni di differenza. Vabbè, non sono tanti. Tanti per cosa? Beh, chi lo sa. Si è fatto tardi. Devo andare. Resta. A pranzo. Ma... devi farmi l'intervista, no? E lui è Lorenzo, il mio fidanzato. Piacere. Sto simpatico. Ma ti sembra questo modo di accogliere un ospite? Potresti almeno stringergli la mano. Hai ragione, ma... Ma? Avevi detto che era più alto. No, è che quando ci siamo conosciuti ero su un gradino. Sì, e anche quando ci baciamo a casa siamo sempre su qualche dislivello. Ma poi comunque l'altezza non conta. Ma non era calvo? Sì, ero calvo, poi ho fatto una cura miracolosa. Vabbè, tra mezz'ora il pranzo è pronto. Volete un aperitivo? Lo preparo io, sono bravissimo a fare gli aperitivi. Venite con me. Adesso? Che facciamo? Non credevo arrivassero così presto. Vabbè, spieghiamo tutto così, in sincerità. Allora, apriamo. Dobbiamo aprire. Insieme. Insieme. Uno, due, tre. Ah, meno male, speravo ci fosse qualcuno. Ho lasciato le chiavi dell'appartamento in ufficio. Sì, ma voi siete i soci del proprietario, scusatemi. No. Posso chiederti chi sei tu? Ma come chi sono? Sono Baldo. Ho affittato l'appartamento fino a domani. La mia Silvia ha un tatuaggio. E come è fatto? Sa, lei è rimasta molto addolorata dalla morte di Lucio Dalla. Ah, addolorato anche lei per la morte di Lucio Dalla? No, è che anche la mia ha un tatuaggio così. Beh, però chissà quanta gente è rimasta colpita dalla cosa, L'importante è dove lo ha. Un posto un po' piccante e particolare. E dove lo ha? Posso dirglielo in un orecchio? Siamo solo noi. E lo so, però mi sembra un po' più intimo. Vabbè, vabbè. E la barba? È lì. No. Non le piace rasarsi. No, anche la mia ha un tatuaggio lì. Non parlo del tatuaggio di lui. Là. No, beh, ma comunque anche questa è una coincidenza. Sono una coincidenza? Sì, una coincidenza. Una ragazza che si chiama Silvia, che abita in questo palazzo, al terzo piano, che ha la suoneria di... con un tatuaggio di Lucio Dalla sì, sullo... Sì, sì, è una coincidenza.
Allora lui, oltre ad essere cornuto, è anche un cretino. Non credevo che la situazione fosse così grave. Nemmeno io. Piacere conoscerti, Emma. Dunque, Emma, sei la fidanzata di mio fratello? Oddio! Tutto bene? Ah sì, più o meno. Allora non sei la sua fidanzata? No, è un'amica. Oh. Parlami un po' di te, Mario. So che hai difficoltà a mangiare. No, non è che ho difficoltà a mangiare, è che a volte ho un po' di tic quando sono nervoso. Passi l'acqua, ragazzi. Grazie. Mario, l'acqua. Grazie. Mario, l'acqua. Grazie. Mario, passi l'acqua. Grazie. Vorrei poter fare qualcosa. Tu puoi fare molto. Ah, sì? Da cosa dipendono questi tic, secondo voi? Beh, non so se posso dirlo. Se sapessi cosa vuoi dire. Vabbè, lo dico, dai. Dillo. Diciamo che ultimamente ha un po' di problemi di impotenza. Oddio! Vedi? Impotenza? Mi parte il braccio. Mi parte. Ragazzi, credo di essermi rotto il naso. Ma qui non basto io. Qui serve la guardia medica. Com'era? Non male. Aggiungerò al mio articolo che sai anche cucinare. E che hai una bella casa. Ti piace? Sì, e anche il palazzo. Peccato per l'ascensore. Cosa? Era bloccato quando sono arrivata. Mi dispiace. Beh, allora, come ti è venuto in mente di scrivere delle leggende di Napoli e di farne un libro? Beh, io sono sempre stato un appassionato di tutto ciò che riguarda la mia città, lo spettacolo, la musica, le arti, la tradizione, il folklore, quindi... E quindi le leggende, è chiaro. E cosa farai quando la gente scoprirà che sei Carlo Ferri? Scapperò probabilmente. Non l'ho sentito? Vedendo, facendo, non lo so. Dove siete conosciuti? A Napoli. A Napoli o a Roma? A Napoli. In via Roma? Sì, è stato una specie di colpo di fulmine, vero? Per me sì. E penso che se Adriano avesse contraccambiato i miei sentimenti, la mia vita sarebbe cambiata. Magari avrei avuto bisogno di andare a uno psicologo per superare la cosa. E forse avrei deciso di non sentirla più, anche per un anno intero, se fosse stato necessario. Vabbè, va a prendere il dolce. Orlando, ma cosa significava quel discorso? Niente, niente, improvvisavo. Senti, scusa, ma devo fare una chiamata, eh? Ma chi? Troppo stress, ho bisogno di qualcuno che venga a darmi una mano. Faccio subito. Sapete che io a volte attraverso momenti di vera depressione sento che tutti mi odiano, il mondo mi schifa. Altre volte invece io odio tutti, io schifo il mondo e mi verrebbe voglia di eliminare fisicamente ogni singolo abitante di questo pianeta. Adesso in che fase sei? Nella prima. Infatti ho affittato l'appartamento per potermi suicidare. È la più completa solitudine. Suicidare? Hai detto? Sì, ma vedi, il fatto è che io non ho amici, nessuno mi vuole, sono solo. Ma siamo noi i tuoi amici, Ubaldo! Noi siamo i tuoi amici. Vero, Cesare? Ma noi siamo dalla tua parte, Ubaldo. Veramente? Certo. Davvero, ragazzi. Io non credevo. Cioè, voi... Sì. Visto che è tutto a posto, che ne dici di tornare a casa? Poi ci pensi, è una vita per suicidarti. No, ragazzi, no. Ho affittato l'appartamento e ora voglio suicidarmi, chiaro? Nessuno potrà impedirmelo. Senti, questa deve essere selvaggia. Lei ha le chiavi. Chi è selvaggia? Tu vai ad aprire, eh? Io e lui ci nascondiamo. Mi raccomando, andate via prima che arrivi lui. Va bene.
sorpresa. Scusa, mi ha fatto un po' tardi. Ma come sei entrato? C'era il proprietario qui. Ah, perfetto. Dove va? In bagno, appena comprato un completino troppo sexy da toglierti il fiato, amore. Aspetta, aspetta. Cosa c'è, amore? Ma non hai voglia di vedermi con questo completino sexy? Certo, però il bagno potrebbe essere occupato. Ma cosa dici, amore? Ma se ci siamo solo io e te in casa? No, no, invece no. Dammi solo 10 minuti, amore. Non vedo l'ora. Luigi? Luigi, dove sei? Dove sei? Sono qua! È andata via! Più o meno. Come più o meno? Che vuol dire più o meno? Nel senso che è in bagno e che si sta cambiando. Avanti! Dottore? Ho preso una telefonata per lei. E chi era? Quel suo ex paziente, Orlando. Orlando? E che voleva? Mi ha detto di essere in un'emergenza, mi ha lasciato un indirizzo a cui raggiungerlo e una nota curiosa. E sentiamo questa nota. La prego di raggiungermi a questo indirizzo, sono in crisi, si presenti come mio cugino e mi chiami Lorenzo. Ha ricominciato a darmi del lei, molto interessante. Posso darle io del tu adesso? Ma non avevamo detto soltanto fuori dagli orari di lavoro? Siamo fuori orario. E sia, va bene. Avevi promesso di portarmi a cena fuori. Ci metto mezz'ora, promesso. E chi me lo garantisce? Io vengo con te. Oh! Oh! Essere Luna! Che facciamo adesso? Voi due nascondetevi, io apro. Amore mio, finalmente! Oh, no. Scusa se ho fatto un po' tardi, se no ho trovato un po' di traffico, anche l'ascensore è bloccato. Ah, tu pensa, Ma è tutto ok? Ti vedo un po' strano. Sì, no, è che fa molto caldo. Dov'è la camera da letto? È di là. Andiamo, voglio sì, vedere. Però... Sono contenta che finalmente stavate insieme. Sì, lo so, Luna. Infatti, a proposito di questo, dovrei parlarti. Cosa? Ma sei raffreddato? Sì. Strano, con questo caldo. Fa meno rumore. Io faccio quello che mi pare. Cazzo! Che c'è? Ho dimenticato lo spazzolino, Luna. No. Devo andare a comprarlo. Ma possiamo farlo dopo? In fretta c'è, abbiamo 3 giorni. Pronto? Allora? L'hai trovato? Ah, è lei, signor Gentilini? Sì, l'ho trovato. Davvero? Sì, ma non so se voglio fare ancora quell'intervista. Ma sei impazzita? Pensa al lavoro che potresti avere dopo. Non era il tuo sogno? Sì, lo è, ma ora le cose sono un po' diverse. Devo pensarci, le farò sapere. Pronto? Pronto? Ah, ma vaffanculo. Carlo? Sì? Chi è questo nella foto? Ah, è mio fratello. È una foto solo con lui sul desktop. E beh, sai, lui non abita più in questa città e visto che siamo molto uniti, averlo sul desktop me lo fa sentire più vicino. Ah. Come si chiama? Lui. Temistocle? È un nome davvero brutto. Sì. Sì, infatti lui se ne vergogna e a volte si fa chiamare Carlo come me. È una cosa davvero strana. Sì. Senti, c'è una cosa che dovrei dirti. Hai presente quell'amico di cui ti parlavo prima, Alessandro? Sì, sembra simpatico. Molto, e mi piacerebbe che tu lo potessi conoscere così come lo conosco io. Se ci tieni tanto, sì. Va bene anche oggi. Oggi? Sì. Beh, io non intendevo proprio oggi. Vai a chiamarlo, magari è libero. Sì. Allora vado un attimo a chiamarlo. Sì, vai. Io vado a chiamarlo, tu sei qui però, Sì, ti aspetto. Io vado a chiamarlo e tu sei qui. Sì. Io vado lì e tu sei qui. Faccio in un attimo. Che faccio adesso? Federico. Oi Alessandro,
Vedi che il torneo inizia da 10 minuti, muoviti. Lascia perdere il bullying, ho un problema. Devi fingere di essere me. E perché questa cosa, scusami? Poi ti spiego. Ci vediamo tra 5 minuti a casa mia. Io ti busso, tu apri e accoglierai me e una mia amica facendo finta che sia casa tua. Ma sì, ma come entro in casa? Devi voler molto bene a tuo fratello per occuparti così di lui. Sì, praticamente si può dire che ho sacrificato la mia vita per la sua. È una cosa molto bella. Mi dispiace averti trascurato per tutto questo tempo. Però, se io non avessi un fratello così, tu comunque mi ignoreresti. No, non è solo quello. Sei un bravo ragazzo, mi sembri altruista. Mi piace. Allora, ti posso confessare una cosa? Ma che fa? Ah! Volete un caffè? Ubaldo! Cesare, tutto bene? Cos'è stato? Cosa? Non hai sentito proprio tu questa voce? E poi tutti questi rumori? Ma le pareti sono sottili, Luna. Sarà l'appartamento a fianco, è tranquilla. Sarei comunque più tranquilla se tu andassi a controllare. Hai ragione, hai completamente ragione. Tu resta qua, questo è importante. Tu resta qua. Cesare, tutto ok? Niente, amore, tutto bene, fai con calma, eh? Credo che la situazione ci stia sfuggendo di mano. Come la fune, tra l'altro. Ma quante ne ha? Sarà venuto attrezzato. Un momento però. Che c'è? Mi è sorto un dubbio. Che preferisca me? Allora trasformi il dubbio in certezze. No, no, no. È ancora possibile, stiamo parlando di due ragazze diverse. Ah sì? C'è una domanda che taglia la testa al toro. Siamo due tori in questo caso. Mi faccia parlare per cortesia. E allora si sbrighi a fare questa domanda. Ma la sua Silvia per caso è sposata? Sì, ma non con me. La mia con me. Siamo salvi. Avete intenzione di sposarvi? Ma veramente... Con calma. Finalmente. Vado ad aprire. Bravo, stai andando bene. Però cerca di rilassarti. Andrà meglio adesso. Perché? Ho chiamato il mio psicologo e l'ho fatto venire per aiutarmi. Che cosa? Mi dispiace, non riuscivo a sopportare questa situazione così stressante. Lorenzo, è arrivato tuo cugino Francesco. Tuo cugino? E la sua fidanzata, piacere di letto. Prego, accomodatevi. Come mai è qui? Lo so io, lo so io. Volevo cogliere l'occasione per presentare mio cugino ad Adriana. Ah, lei è Adriana. Molto, molto interessante. Scusi, ma cosa c'è di interessante? No, vede che Orlando mi ha parlato molto di lei. Sono molto legati tra loro. Vero. Anche lei è molto interessante. Io? Sì, dalle poche parole che ha detto e dalla sua postura posso intendere che lei è una persona molto autoritaria e sicuramente parecchio attaccato al denaro. Ah, sì, sì, intende molto bene. Anche lei è molto interessante, infatti ha qualcosa di materno che sicuramente ha spinto Orlando a innamorarsi di lei. Un momento, chi è Orlando? È il mio cugino. Un altro cugino, vuole dire, somaro. Ah, cugino somaro. Ho un'improvvisa voglia di stendermi sul lettino. Vabbè, forse è meglio se cambiamo argomento. Ci siamo quasi, Sono contenta di conoscere il tuo amico. Scusa un attimo, ho dimenticato di comprare le sigarette. Ah, ti accompagno? No, no, è qui vicino, ci metto un attimo, questione di secondi. Sicuro? Sì, sì, sicuro, aspettami qui. Un attimo, ci metto.
Era chiuso. Ah, mi dispiace. Non fa niente. Senti, pensavo, visto che praticamente abbiamo passato tutta la giornata insieme. Ed è una cosa strana, non trovi? Beh, considerando che non ci conosciamo affatto, sì, è una cosa strana, ma non vorrei ancora rinunciare alla tua presenza. E quindi? Cosa suggerisci? Verresti a cena da me. Cioè, dove eravamo fino a poco fa? Sì. Beh, che impressione mi do se accetto subito? Tutto bene? Sì, sì. Mi sono ricordato che c'è un altro tabaccaio di fronte all'altro. Due tabaccai di fronte? Sì, si fanno concorrenza. Vado un attimo a vedere se quello ha le sigarette, magari lì le trovo. Tu aspettami sempre qui, non ti muovere. Facci un attimo solo, eh. Lo so. Eccomi. Allora, per stasera? Ci tieni molto? Sarebbe una serata molto triste senza di te. Ma nonostante tutti gli stratagemmi, gli escamotage che si possono inventare per amore, prima o poi la verità viene sempre a galla. E in alcuni casi si manifesta anche sotto forma di ex. C'è qualcuno? Ehi lei! Ehi! Siamo qui dentro l'ascensore bloccato! Ah, grazie! Fortunatamente devo andare qui al piano terra! Liberateci! Ma dovevi proprio far venire il tuo psicologo! Tu mi hai sempre usato, anche adesso, perché sai che riesco a dirti di no? Ma non lo sapevo, come potevo saperlo se non mi hai mai detto nulla? Anche se non lo sapeva, in fondo lo sospettava e da qui l'accusa d'averlo usato. Senti, a me stai zitto. Inoltre, devi solo essermi grato per averti accompagnata. Ma io me la sarei potuta cavare benissimo anche da sola. Chiaro segnale di superiorità manifesta. Sapeva benissimo di non cavarsela, ma ci ha provato lo stesso. Stai zitto. L'avevo detto io. Abbiamo un nuovo ospite. Ma che ci fai tu qui? Ma non me la sono sentita di lasciarti da sola in questa occasione. E adesso hai fatto peggio. E perché? Ma chi è? Puoi dirlo, tanto ho capito già. È il vero Lorenzo. Interessantissimo! E lui chi è? È il finto Lorenzo. E quello è suo cugino. Non è davvero mio cugino. E lei non è la mia fidanzata! Sono la sua segretaria, però ci frequentiamo. Ma c'è qualcuno che dice la verità qua? Amore, sei tu? Io sono a letto, volevo farti una sorpresa. Ah! E tu chi sei? Il nodo non ha tenuto. Io mi suicido dove mi pare! Hai sentito? È un urlo, non promette niente di buono. C'è un tipo di camera da letto che sono impiccare! Lo so, Luna, lo so. Ti volevo spiegare. Cosa? Il proprietario di casa ci ha truffato. Ha affittato l'appartamento a noi, ma anche a lui. Piacere, cioè, stare incantato. E a quel tipo che appunto stava in camera. Posso spiegarti? E quello lì è il salone. Ma chi sono quelle persone? E quelli? Ah no, ma sono vecchi clienti, tra poco vanno via. Quell'imbroglione del proprietario di casa. Ma l'hanno chiamata imbroglione. No, ma piccolo scaramuccione, eravamo d'accordo sul prezzo. Non ci pensi, non ci pensi. Le mostro la cucina invece, venga. Questa, come vede, è l'ampia cucina. Ah, luminosa, bella, luminosa. Luminosa di tutto. Grande. Molto, molto. Complimenti. Buona. Dammi i miei soldi. Non mi sembra il caso di esagerare. Dammi i miei soldi, faccio il pazzo, eh. Ah, è il vecchio cliente. No, l'altro è un vecchio cliente, questo come lei è un futuro potenziale inquilino interessato alla casa, però se lei mi paga l'anticipo la casa è sua. Però mi faccio vedere le altre stanze. Quante cose però, eh? Vabbè, venga.
Basta, non voglio restare qui un minuto di più. Luna, risolverò tutto, te lo giuro. Trovo un altro appartamento, che dici? No, se sta succedendo questo è simbolo che non possiamo stare insieme. Ma questa è solo sfortuna, non puoi dire che per un... Vado a cambiarmi. Fermi! Io vi ammazzo. Vi ammazzo tutti! Ma perché corrono? Ma si allenano, sono buddisti. Ma con tutti questi mobili? Ma è corso a ostacoli, mi meraviglio di lei però, Sei bellissima. Ci sediamo o vuoi continuare a guardarmi da lì? Hai ragione, scusami. Siediti pure, venti. Senti, Carlo, io credo che stiamo correndo un po' troppo. Sì, ma... Lasciami finire. Stamattina, quando ti ho incontrato, ho sentito qualcosa e questo qualcosa è cresciuto e mi ha spinto ad essere qui, adesso, a seguirti. Non ne capisco il motivo, ma voglio di vederti, di conoscerti, di frequentarti. Anche io, e credimi, se in questo momento smettessi di vederti, sarei malissimo. Vuoi qualcosa da bere? Sì, grazie. Non vai ad aprire? Sì, mi sa che devo. Ci metto un attimo però. Sto qui, non scappo. Ci conto. Ciao. Ciao Carlo, che piacere vederti. Ma come mai sei tornato prima? Non dovevi tornare domani? No, è che un editore mi ha anticipato a domani, quindi sono tornato prima. Ecco, no, è qua. Che vedi, c'è una situazione un po' complicata. Ma tu come mai sei qua? E appunto, questo volevo spiegarti. Vedi, lì c'è una mia amica. Ah, ho capito, allora non sei solo. No, ma... Anzi, perché non me l'avrei sentita? Carlo! Ci conosciamo? Ho visto una sua foto. Sì, gli ho fatto vedere una tua foto, fratello caro. Ah, lei ha detto che ci conosciamo da sempre. Mi sembra ovvio che vi conosciate da sempre. Perché, scusa? Gli ho detto che praticamente siamo come fratelli. Beh, in effetti andiamo molto d'accordo. Comunque, piacere. Le ho già detto come ti chiami. Sì, mi ha detto del nome falso. Le hai detto del mio pseudonimo. Ho fatto male? Beh, se non lo dice a nessuno. Non si preoccupi, lo terrò per me. Ma perfetto, dai, andiamo a cena adesso. Ma non ceniamo qui? Beh, per me non c'è problema se vogliamo rimanere a mangiare. No, no, ma tu sei appena tornato dal viaggio, ti vedo stanco e maciato e forse sei anche un po' sudato e puzzolente, quindi è meglio che ti riposi e ti fai una doccia e andiamo a mangiare fuori, Carlo? Sì? Sì. Perché risponde lui? Io sono Carlo Ferri, alias il Nero, ma questo già gliel'ha spiegato lui, o no? Marina, senti, andiamo a cena, ti racconterò tutto, la verità stavolta. No. Io già dovevo andare stamattina. Devo raggiungere la mia amica a Pessum. Grazie. Ora mi spieghi che cazzo è successo in questa stanza. Basta. Questa storia è ridicola. Io me ne vado. Aspetta. Luna, aspetta. Vi nascondete, tanto io vi trovo e vi faccio fuori tutti! Magari non sono più tanto interessato alla casa. Ma è sempre così, oggi non c'è un po' particolare. Buona, buona! Ma non credevo fosse così drammatica la situazione. Nemmeno io. Ma non posso andare a parlare di là, per piacere? Va bene, ma mica mi picchi.
Perché arrivi a picchiarlo, Camillo? Ma che non mi picchiare? Quando mai? Che dici? Mario, dai, andiamo di là, piacere. Non mi picchiare? Non ti facevo così brutale. Ma chi l'ha mai picchiato? Ma Mario, piacere, possiamo andare di là? Mario, via. Piano. Stai esagerando. Piano. Se scopro che lo picchia davvero, lo denuncio. Provaci tu a fare l'imbecille tutto il tempo, guarda che non è facile. Sì, ho capito, ma fai un po' meno, voglio solo attirare la sua attenzione. Prima ha detto che sei un tipo interessante. Ah, quindi sta funzionando perlomeno. Sì, ma se esageri troppo potrebbe insospettirsi. Vabbè, sai, comunque tra poco mandala via, perché io non ne posso. Va bene, ma andiamo di là, così è finito tutto quanto. Vabbè, vabbè. Mi dispiace, scusa. Adesso scusatemi, ma ho bisogno di andarmene per un po'. Lasciami scritto dove vai nel caso ti debba trovare il notaio. Vado a presto da un'amica, ti lascio l'indirizzo qua. Ehi! Ha rubato l'indirizzo, l'avete visto anche voi, vero? Tutte persone molto interessanti. Che ne diresti adesso di portarmi a cena? Scusami, posso dirti due parole prima che vai? Fa pure. Vedi, io so che non è bello sentirsi ingannati, però so perché Camilla ha fatto tutto questo. Siamo molto amici, sono 400 giorni che pensa sempre alla stessa persona, giorno e notte. Ha comprato centinaia di regali che non ti ha mai fatto scartare. Ha comprato migliaia di fiori che sono appassiti perché non te l'hanno mai consegnati. Scritto migliaia di lettere che poi ha stracciato perché non ha avuto il coraggio di dartele. E questa volta, che ha avuto finalmente un'opportunità di farsi bello davanti ai tuoi occhi, ci si è solo aggrappato con tutte le sue forze. Non lo puoi biasimare per questo. È innamorato. Preferivo sentire da lui queste cose. Camillo, ma non vedi che se ne sta andando? E valla a prendere! Ma mi spieghi perché ci tieni così tanto a una persona che hai conosciuto soltanto oggi? E che ne so. Tutto quello che so è che a volte succede. Succede di incontrare una persona e zac, rimane agganciato. E io così mi sento agganciato. Come una trota presa all'amo che per quanto si divincola già sa dove andrà a finire. Dal primo istante in cui l'ho guardata negli occhi, mi è sembrato già di conoscerla da un pezzo e adesso l'unico mio desiderio è di stare con lei ogni giorno di ogni mese e ogni ora di ogni giorno, ogni minuto di ogni ora e ogni secondo di ogni minuto. E che ci fai ancora qua? E vai a Pestum. Quello che l'amore ha messo in moto niente riesce a fermare. Immaginate di essere su una montagna innevata. Fate una pallina di neve e la lasciate rotolare giù. Quella che era una pallina diventerà man mano una sfera. Poi si farà sempre più grande fino ad assumere le dimensioni di una valanga. E allora sarà inarrestabile e distruggerà tutto quello che si trova davanti. Ecco, questo è l'amore. Un processo inarrestabile che, volente o nolente, finisce per annientare qualsiasi altro sentimento. Odio, rancore, tristezza, nulla è più forte dell'amore. Hai chiamato? Sì, ho chiamato, ma non so perché non arriva. Ci stiamo muovendo. Ah, cosa sta salendo? Lei scende? Sì, scendo. Perfetto. Ma lei quello mi ha dato 50 euro falsi. È stato un piacere, scendo a piedi, tante care cose, buona serata. Dobbiamo salire. No, scusatemi, è urgente. Si è ribloccato! Oh, che ci fai qui? È caro tornato prima. È da mo' che lo so. Ma che è, amico tuo? No, ma chi cazzo lo conosce a questo? Io vi faccio a pezzi.
Ma questo è pazzo! Camillo! Emma! Stavo venendo da te! E io da te! Mi dispiace, per tutto! Non fa niente! Ti va di venire a cena con me? Certo che mi va! Sempre se usciamo di qui! Mi serve una macchina! Mi serve una macchina! C'è qualcuno giù? Sì? Bono, potrebbe andare a chiedere aiuto? Siamo bloccati nell'ascensore! Mi dispiace, ho da fare! Anche io! Vi do le chiavi della mia macchina, ci mettete un attimo! Va benissimo, lancia! Butta le chiavi! Se vuoi ti faccio compagnia da qui. Certo. Oh, che carino. Fa compagnia da qui, eh? Fatto prima io, la macchina è mia. Quindi non possiamo dividercela. Devo fare molta strada. Ma dove deve andare? A Pestum. Ma è perfetto, anche io. E allora andiamo. Andiamo. Ho bisogno di un passaggio. Noi andiamo a Pestum. Bravo, bravo. Io lì devo andare. Io vado. Come pensi di arrivare fino a questo? Chiederò un passaggio. Vabbè, buona fortuna. Ci deve passare qui. Se posso permettermi, tra poco passerà una macchina. Prova a metterti davanti. Davanti? Davanti, non ti preoccupare, si fermerà. Grazie. Ma ti sembra questo il modo di fermarti davanti alla macchina? Ho assolutamente bisogno di un passaggio fino a Pestum. Sei fortunato, a quanto pare oggi Pestum è gettonatissima. Andiamo tutti là. Allora posso salire? Basta che ti sbrighi. Com'è brutto. Te l'avevo detto che dovevamo girare prima. Non l'hai detto in modo convinto. Mi irriti. Ragazzi, basta, ormai ci siamo persi. Ok, l'unica cosa da fare è aspettare domani. Aspettare fino a domani mattina, ecco. Andiamo a mangiare un boccone e poi si va a dormire. Dove? Dove dormiamo? Dove? Oh, in spiaggia. No, ma che la notte sei all'umidità. Dopo la mattina mi sveglio con la schiena bloccata. E allora resta a dormire in auto e rosicchia dei sedili. Dai, svegliati. Perché siamo arrivati? No, ci siamo persi. E allora? Ora andiamo a dormire. Tu mi hai svegliato per andare a dormire? Allora io resto qui! Stronzi. Sapete, non vedo l'ora di riabbracciare Selvaggio. Certo che è particolare che siano venute entrambe a Pestum. Tu come l'hai scoperto? Mi ha lasciato un bigliettino. Ah, curioso. Che anche a me ha lasciato un bigliettino. In cucina. Il mio era in cucina. No, il mio era in cucina, come un tavolo. Stavolo. Posso intromettermi? Evidentemente saranno stati entrambi lì, in cucina.
plausibile. Ma io il suo non l'ho visto. Il mio era sicuramente di Luna perché ho riconosciuto la scrittura. Effettivamente a me non sembrava la scrittura di Selvaggia. Posso intromettermi ancora? Prego. Il bigliettino era firmato? No. Non mi pare. Allora la cosa mi sembra molto semplice. Il bigliettino era uno ed era di Luna visto che tu hai riconosciuto la scrittura, mentre invece tu sei un pirla perché Selvaggia evidentemente non è qui. E io che cazzo ci faccio qua? Ma quindi, Selvaggia, in questo momento dov'è? E tu chi sei? Ah, situazione interessante. Ok, ma almeno sei dotato. Se avessi saputo che avete tutti questi problemi di cuore non vi avrei invitato comunque. Perché? Non è che siete proprio di compagnia. Hai ragione, Chiara. È che per me è stata una giornata molto particolare. Anche per me. E tu? Io cosa? Nessuna pena d'amore, tu? No, guarda, io ho ben altri problemi in questo momento. Tuo fratello, eh? Quello che mi chiedo è come i maschi possono essere così... Così? Così maschi. Non credo che abbia molto senso questa frase. Lo ha invece. Esistono maschi meno maschi. Brava. E quali sarebbero i maschi così maschi? Quelli bugiardi fino al midollo. Dissimulatori. Menefreghisti. Egoisti. Vabbè, allora dite stronzi. Così fate prima. Esatto. Stronzi. Allora siamo d'accordo. Tu dai lettera ad Adriana e io parlo a Marina quando la troviamo. Vabbè. Ok, però vieni a riferirmi subito. Dammi il tempo di andare. Hai ragione. Vai. Vai, vai. Tu sei? Avrei una lettera per Adriana. Vieni, entra. Ah, e la porta? Chiudila! Questo che dice di avere una lettera per te. Non mi ha chiamato questo. Non ci faccia caso. Oggi Luna è particolarmente avversa al sesso maschile. Ma vabbè, comunque io sono Alessandro. Piacere, Chiara. Vado a fare una passeggiata, ci vediamo dopo. E questa è la lettera per lei. Ma dov'è adesso Orlando? È qui a Pestum. Vuole che glielo porto qui? No, sarebbe troppo difficile dirgli quello che penso. Vede, io non l'ho mai amato. Non sono interessata a lui. Ma allora questa lettera? Ma lui non mi ha mai detto quello che provava per me. Io l'ho sempre considerato un buon amico, tutto qui. Mi dispiace molto. Se vuole può dirle che mi farebbe molto piacere se restassimo amici. Va bene, allora tolgo il disturbo. Aspetta, posso farti una domanda? Ci diamo del tu? Vabbè, siamo coetanei. Allora spara. Ti chiami Alessandro, vero? Sì. Cerchi Marina? Perché è qui. In realtà ero venuto per chiederle scusa. O meglio, io dovevo dare questa lettera a te da parte di Orlando e Orlando dovrebbe parlare con Marina da parte mia. Posso darti un consiglio? Parlare di persona. Certe cose è meglio dirle da vicino. Ma nel tuo caso? Sì, però la risposta era spiacevole, non me la sentivo. Ma vedrai che Marina non ti risponderà male. In fondo non vedeva l'ora che arrivassi. Adesso dov'è? Sta facendo una passeggiata. Vado a cercarla. Grazie. Bello, vero? Molto, anche se non sono dell'umore giusto per apprezzarlo. Perché? Brutta giornata. Diciamo che ho un anno intero da dimenticare. Beh, non c'è posto migliore di questo. E cosa mi consigli? Ti piace mangiare? Eh certo. Pizza o panino? Tu cosa sceglieresti? Pizza. Anche io. Vino o birra? Birra. Pane o grissini? Pane. Ma che tipo di pane? Ciabatta. Anche io.
quanto tempo pensavi di restare? In realtà dovrei partire tra poco. Allora, se resti, ti porto in un bel posto dove mangiare. Ci sto. Prima ti va di vedere un po' i templi? Vai. Come dice? Mio fratello non mi può togliere la mia parte di eredità. Ma questa è la notizia migliore che mi poteva dare. Mi correggo. È la seconda cosa migliore che mi poteva dire. C'è qualcosa che mi rende più contenta. Tu adesso sali sopra e con uno stratagemma la fai scendere, così io posso apparirle all'improvviso, eh? Ho capito, ma che le dico? Se inventi qualcosa, improvvisi, dai, qualcosa ti verrà in mente. Vabbè, vai, io in realtà volevo andare a prendere un gelato, ho visto un bar carino. Quale gelato? Sei arrivato fino a Pestum, inutilmente, almeno renditi utile agli altri, eh? Per il fatto che non so bravo in metà. Dai, un po' di improvvisazione, ne sei capace, ce la puoi fare. L'importante comunque è che la fai scendere, eh? Poi il resto ci penso io. Proviamo. Salve. Ancora lei? Sono venuto per farle un omaggio. Un omaggio? Esatto. Se scende, proprio qui, lo trova. Ma un omaggio di che tipo? L'ho vinto con quella raccolta punti. E casualmente, io lavoro per gli omaggi delle raccolte punti. Ma io non faccio la raccolta punti. Ho detto raccolte punti? Volevo dire la lotteria. Non compro biglietti della lotteria. Infatti intendevo i gratta e vinci. Non gioco a gratta e vinci. Madonna, che palla! Senti, mi hai rotto il cazzo. Scendi, se no ti butto di sotto io, va bene? Ma che... Ora! Così sei arrivato fin qui? Volevo chiederti scusa. Non cambia la situazione, non credi? Vedi... Io credo che non bastano una serie di sfortunati eventi per dirci che non possiamo stare insieme. Ne sei convinto? Assolutamente sì. E se mi dai un minuto? Shh, ho un'idea. Quale? A casa della mia amica, ora non dovrebbe esserci nessuno. Ma se arriva qualcuno? Ci sono le chiavi a tutte le stanze. Devo parlarti. Non mi va. E invece ti va. Come fai a sapere cosa mi va e cosa non mi va? Non ci conosciamo neanche. Razionalmente non dovrei saperlo, ma lo so. Vedi che da quando ci siamo visti... Che cosa vorresti dire? Che magari siamo rimasti agganciati? Sì. Stavo per dire proprio questo. Davvero? Sei bellissima, lo sai? Mi hai mentito. Lo so. E che avevo paura che se ti avessi detto che non ero il vero Carlo Ferri, tu saresti andata via. Mi stai mentendo ancora? No. E come faccio a saperlo? Non lo sai. Puoi solo fidarti. Che fai? Voglio essere sicuro che stavolta non ci sia niente a interromperci, nessun suono.
Mi potreste chiamare Cupido, anche se il nome non è che mi piace tanto, sa di arcaico. No, li facciamo. Partito. Mille storie da 3 centesimi. Euro sa che passano. Svegliati. Sì, siamo arrivati. Pirla che sono, io devo tenere pure la camicia addosso. Devi dire solo che poi... No, tu lo devi dire. Tu lo devi dire. E io vi attaccavo, è entrato. No, è un'amica. Mario, parlami di te. Io tocca, vale, ok. Non sei... Spero che non sia cambiato qualcosa. Lo sai che per me è molto importante che... Spero sia cambiato... Non sia cambiato... Spero non sia cambiato qualcosa. Sai, è molto importante che tu ti vita finalmente si sentiamo. Vai. Spero non sia cambiato qualcosa. Sai, è importante che una volta ricordo. Spero non sia cambiato. No, senti, io già dovevo andare stamattina, devo raggiungere la mia casa. Ma perché? Scusa, ma è andata proprio. Maledette canzoni. Parlano solo di... No, scusa, io già dovevo andare stamattina, devo raggiungere la mia casa. Mamma, scusatemi. No, io già dovevo andare stamattina, devo raggiungere una mia cappella. Grazie. Magari trovati voluti ed anche traditi. No, io già devo rubati da ladri. Azione. Onesti missionari africani. Che dice? Azione. Veramente ma io sono animalista. Faccio anche un passato. Ma questa cosa? Faccio mai. Che cazzo vuoi? No, diciamo, Dani, io ti farò fare un film serio perché è un ragazzo che merda, un ragazzo spira simpatia perché così è malaticcio, è magro, sembra quasi che possa morire da un momento. Ma speriamo che... È veramente... Io lo so che tu stai soffrendo perché Brando non sa fare nulla. E ti prometto che ti farò fare un grande film. Brando ce lo mettiamo, lo facciamo morire però. Cominciamo all'inizio, che inizia con la morte di Brando il film. E Brando arriva e gli cade, che ne sa, c'è sta... Sta in piscina e gli cade un satellite in testa. Boom! Esplode la piscina e Brando muore. E non lo incontriamo di più. Tu muori pure tu, è in paradiso, ma non lo incontri. tu sparisci proprio. Sparisce nell'etere. Nel catetere. Dai, facciamo.